Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Comunque, partiamo subito con la magliettina del gigione della settimana. Magliettina simpatica. Allora, delle mie condizioni del naso ve l'ho detto, ho preso già quasi tutte le medicine, domani devo andare a prendere l'ultima e poi da giovedì iniziamo la cura. Comunque, ragazzoli, prima di parlarvi, che ve ne parlerò con calma della giornata di mercoledì, andiamo a vedere come è andata la finalissima di Lega Pro, che mi sono dimenticato, la Serie C. Signori miei, Upalembo torna in Serie B. Ah, Cammela, Cammela, facciamo festa. Che Upalembo, come faceva il buon Franco Franchi, che se ne torna in Serie B. Battuto il Padova ancora 1-0, si è ripetuta lo stesso risultato della gara di andata. Partita meritata dal Palermo, il Padova veramente, a parte che è rimasto in 9 al 90esimo. Una sciocchezza. Allora, innanzitutto gol di Brunori su calcio di rigore, anche lì sciocchezza, perché arriva questo cross lento, tranquillo a centro area. Centrare appena dentro l'area di rigore, il difensore del Padova, di cui non faccio il nome per non farlo cadere al pubblico, metterlo alla berlina del pubblico ludibrio, come si diceva una volta, alza il braccino e gioca a pallavolo per togliere dalla possibile colpo di testa, che sarebbe stata una ciofeca totale perché era un cross lento. Lui era appena dentro l'area di rigore, quindi anche se la colpiva di testa non poteva dargli chissà che potenza per battere il portiere. Tra l'altro, nella gara, il buon fratellino del Donnarumma ha dimostrato che fosse più bravo dello stesso fratello, perché ha parato, a parte il calcio di rigore di Brunori, di cui stavo parlando, come è avvenuto il calcio di rigore, ha parato tutto, ha parato anche la mamma. Praticamente arriva questo cross, giocatore, pam, va proprio letteralmente col braccio alto, non so quanto volontariamente, ma non puoi saltare yuppidù, adesso soprattutto. Perché sai, salti in un contrasto una volta, non te lo, adesso basta che sei con le braccia alte, anche se sei lì che ti dai la spinta, perché non è che puoi saltare così. Cioè, uno cosa fa quando salta? C'è la spinta del braccio, però logicamente il braccio dovresti tenerlo, bloccarlo così, no? E poi dopo andare su e sperare che la palla non ti finisca. Ma questo è saltato letteralmente con tutte e due le, almeno un braccio era così alto. E infatti la colpisce proprio con la mano, calcio di rigore inevitabile. E il buon Brunori puccia il biscotto. Quindi 1-0 Palermo. Padova ci provicchia, ma non è che crea chissà che cosa, e poi arriva la svolta finale, il colpo di grazia. Al 56esimo, Ronaldo di nome ma non di fatto, poi c'è tutto il prosegue con il resto del cognome, non sto lì a dirvelo. Va a dare una testata in piena area di rigore a un giocatore del Palermo, VAR, rosso diretto, partita finita. Poi vabbè, il buon Donnarumma para di tutto e di più, un colpo di testa, un tiro ravvicinato, un altro tiro deviato dalla difesa non si sa come. E poi dopo bisogna dire che il Padova ha avuto un'occasioncella anche buona su un cross col giocatore del Padova, ha lasciato colpevolmente libero di colpire di testa. Il problema è che la schiaccia di testa, la palla si impenna e va di poco alta sulla traversa. Era lì da solo, poteva fare quello che voleva, se lo sono letteralmente dimenticati nonostante l'uomo in più. Però non sarebbe cambiato nulla anche con l'1-1, visto che all'andata il Palermo aveva vinto 1-0. Il Padova aveva bisogno almeno di fare due gol, andare sul 2-1 per portarla ai supplementari. E poi al 90esimo Pelagatti entra un po' troppo deciso sul giocatore del Palermo, secondo giallo, e anche per lui doccia anticipata per
Però eravamo già al 90esimo, quindi cambia poco. In ogni caso, Padova in 9. E alla fine, super festa del Palermo, grande libidine coi fiocchi. E attenzione, adesso sentivo il buon Sigwolf l'altro giorno che diceva che pare che il gruppo City voglia prendere il Palermo per avere anche una squadra italiana nel suo gruppo di squadre, ne ha già 10. Naturalmente il Manchester City è la squadra più importante, poi ci sono squadrette in giro, per esempio in Spagna hanno il Girona, è un po' come il Watford per l'Udinese il Girona, eh. Un anno in Serie in Liga, l'anno dopo in Lega 2, poi torna in Liga, Lega 2, Liga 2, quindi non è che si sono sprecati più di tanto per trasformare il Girona in uno squadrone. È tanto per avere qualche squadra, visto che hanno un po' di soldini da spendere e si divertono a prendere queste squadre, tanto così per farsi conoscere o che cosa. Ma naturalmente, cioè non è che se questi comprano il Palermo fanno come il Monza, perché attenzione al Monza, signori miei, perché se il Berlusca campa ancora un po' di anni, il Monza si può trasformare in una super squadra, eh? Questo è capacissimo di far diventare il Monza il nuovo Milan e far diventare il Milan il nuovo Monza. Staremo a vedere cosa succederà. Comunque, ripeto, Palermo che sembrerebbero interessati questi del City, vedremo se è vero o meno. Ripeto, la notizia la raccontava l'altro giorno Sigwolf che ogni tanto riesco a vedere qualche suo video, oltre naturalmente a quelli del Boncatto. E niente, vedremo. Intanto il Palermo torna in Serie B e l'anno prossimo ci sono delle gran belle squadre in Serie B. E sarà ancora più dura venire in Serie A. Sarà un ammasso di squadroni che si giocano la Serie A, tra quelle che sono retrocesse, il Genoa, il Cagliari. Genoa, Cagliari e non mi ricordo la terza, vabbè ragazzi non picchiatemi, non mi ricordo la terza, non vado, stop un attimo il video perché non posso dire chi era la terza squadra che è finita in Serie B, dai, quindi è Genoa, Cagliari e adesso devo andare a beccare la terza. Non ho parole, il buon Venezia del povero Catto e del Barchiol. È vero, Genoa, Cagliari, Venezia. Quindi Genoa, Cagliari, Venezia. Il Palermo che sale in serie dall'altra, che sale su in Serie B. Poi c'erano le altre tre che sono salute in Serie B, che sono altre tre squadre belle toste. Ci sarà da divertirsi, ci sarà veramente da divertirsi l'anno prossimo con la Serie B. Tra l'altro, siccome ho il calcio di Sky e danno la Serie B, mi vedrò parecchie partite, anche se purtroppo la domenica c'ho sempre da fare per Interlive, eccetera, quindi sia sabato che la domenica ho le mie 2 ore di Interlive, posso lo stesso mettere le dirette gol o che cosa, e gustarmi, tra virgolette, anche un po' di Serie B, così almeno le racconteremo, anche se non è che riesco a seguire più di tanto, proprio perché i video sono tanti, milioni di milioni e poi vi rompo i testi. Comunque ci sarà veramente, veramente da divertirsi l'anno prossimo con la Serie B. Tante belle squadre, tante belle squadre. Ci sarà fomento, tutte che vorranno ritornare, sia le tre che sono retrocesse che vorranno tornare, sia quelle promosse dalla Lega Pro che sono squadre libide, tra cui il Palermo naturalmente che vorrà tornare in Serie A. E quindi ragazzi miei, prepariamoci a una Serie B tosta. So che magari a molti la Serie B non gliene frega una beata Giovanna, anzi quasi non gliene frega niente neanche del campionato, perché conta solo la Champions. Io quando sento conta solo la Champions mi girano i testi. Io vorrei le squadre italiane che si giochino l'Europa League e vincano la Conference. L'anno scorso l'ha vinta la Roma, quest'anno, perché ormai manca poco, cioè non ce ne accorgeremo neanche, saremo già ad agosto che inizia il campionato.
E io vorrei che la Fiorentina vincesse la Conference l'anno prossimo. La Conference deve diventare la ciliegina sulla torta che permette al nostro ranking globale di Italia di mantenerci tra le terza e la quarta posizione, perché davanti a inglesi e spagnole sarà dura. Però riuscire a stare davanti ai tedeschi, che ci hanno sparato 5 pere stasera, sarebbe sempre molto importante. E la Conference potrebbe regalarci quei punti che servono per il nostro ranking. Comunque, ho divagato un attimo dalla Lega Pro o Serie C fino già alla Conference l'anno prossimo, ma sapete che mi piace anche parlare di altre cose quando c'è l'aggancio. Comunque, Palermo che torna in Serie B, Padova che avrà tutte le chance per riprovarci l'anno prossimo, vedremo se con Odo se lo sostituiranno, vedremo se il Palermo terrà l'allenato Baldini, dovrebbe essere che si è inciccionito ancora di più, vedevo le immagini, sarà lui, magari ho sbagliato, se ho sbagliato metterò sotto chi è l'allenatore del Palermo, ma mi sembra fosse Baldini. Poi se ho sbagliato metterò chiedo Vienia. Mentre invece del Padova era Oddo e gli è andata male, vabbè, ci riproverà l'anno prossimo, sempre se decidono di tenere lui o di cambiarlo, adesso non l'ho guardato sinceramente. Vedremo perché siamo in pieno calciomercato, settimana prossima dovrebbero esserci finalmente i colpi che cominciano a attuarsi, si spera. Perché di continuare a sentire arriva questo, vendono quello, arriva quell'altro, vendono questo, no, non vendono quello, non ne posso più. Voglio vedere un attimino delle presentazioni ufficiali dei giocatori, così almeno la smettono col qua. Anzi, non vedo l'ora che finisca il calciomercato, perché già anche se siamo solo all'inizio mi ha già rotto i testi, proprio perché tutte le chiacchiere, poi dopo ci sono i tifosi, questo e quell'altro, e uno che dice una cosa, uno che dice quell'altra, e uno che dice non se ne può già più e siamo solo all'inizio. Pensate tra un mese. E il calciomercato, se non erro, finisce dopo che inizia il campionato, quindi anche per questo si aspetta sempre a fare la cosa del fantacalcio, anche perché così si hanno le rose precise delle squadre, non è che ne arrivano dei giocatori. Tu hai già fatto la rosa del fantacalcio, poi ti arrivano dei fuoriclasse all'ultimo momento e rimani lì così, e poi ci si scanna al primo mercato di riparazione. Invece no, si aspetta alla fine del calciomercato e poi si fa il fantacalcio. Anzi, sto aspettando di fare la cena al fantacalcio, così il gigione incassa, visto che l'ha vinto. Una volta tanto ha vinto il fantacalcio. Comunque ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio, chiedo venia, mi sono dilungato come sempre troppo. Palermo in Serie B e l'anno prossimo, attenzione, perché potrebbe anche puntare alla Serie A direttamente. Ciao!